1980 dalla... Sì, oggi va così. Oggi siamo negli 80s con grande gioia. Lucio Dalla, Mary Louise, questa era la prima scelta musicale del nostro ospite Nicolò Cavallaro, che è al telefono. Buongiorno Nicolò. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Benvenuto e intanto grazie per aver accettato l'invito e poi soprattutto per averci permesso di riascoltare Lucio Dalla, che è sempre una cosa bella. È vero che noi grazie qua lo mettiamo abbastanza grazie spesso, però insomma. Come mai hai scelto questo brano? Perché avevo Lucio Dalla in testa quando ero in alcuni momenti di preparazione del romanzo, perché avevo molto chiaro alcune cose che volevo dire. Mi piace tantissimo lo sguardo di Lucio Dalla sulla vita. In questo pezzo è un po' la sintesi del modo in cui lui, no, approccia la vita, la guarda, parla di alcuni personaggi, li racconta, e così come poi nella scelta successiva, per questa capacità di andare tanto in profondità con grande semplicità e anche con uno sguardo molto, molto ironico, ma anche molto umano sulla vita. E mi sembra un po' un inno alla vita questo pezzo suo. Ma guarda, ti posso dire, mentre lo stavo riascoltando, che in effetti questo fatto di guardare i personaggi, descriverli, immaginarseli nelle loro azioni, è anche un po' quello che fai tu, nel senso che obiettivamente tu butti in mezzo tanti personaggi nella tua storia. Adesso, prima di iniziare a parlare dell'Ama dell'Alabama, leggerò la prima pagina, per un semplice fatto, okay. Perché secondo me, non... non si può non far sentire un pochino la voce di questo romanzo, perché rischiamo di perderci un pezzo grosso. Quindi leggo veloce l'inizio, se ci riesco, senza intrupparmi. Allora, mentre Sabina aspira, lettore e lettrice, vorrei raccontarti una storia, trovare una forza creatrice. Vorrei saperti, poterti, potrei, volerti cantare, contarne 100 di storie. Vorrei saperti dire, per fare un esempio, la storia del verde che è verde caffarella, di groppe camelidi e grappoli di gruppo licrome, o di palindromi magari. Vorrei saperti raccontare, dalla verde caffarella, di quell'albero metodico, un riparo panoramico, un picnic con Margherita, oppure, se permetti, potremmo percorrere il grazioso sentiero che curvo conduce al capanno. Ti dico, silenzioso, pacifico, ligneo capanno, affacciato su un lago, laghetto, uno stagno, un capanno dal quale osservare, lettore e lettrice, in tua compagnia, l'airone, la sgarza e ancora il germano, reale o acquisito che sia. Ma mentre Sabina aspira, ospitata in taluno dei luoghi ospitali, spettanti a coloro che sperano, in luoghi del tipo Niguarda, Villa Sofia o San Giovanni, come insalate insorgono insolenti insensatezze, non senza assonanti, si destano, si stagliano, si snocciolano in testa, cerberi, cerebrotici, carburano, combinano, compongono calembur. Ce l'ho fatta, senza avere problemi. Tra l'altro io ho una specie di R moscia, quindi questa cosa... Una grande sfida. Però ti dico, allora, io ho iniziato a leggere questo libro, mi ha scritto Francesca di H, che è una persona che stimo tantissimo, e sono molto felice che tu sia stato pubblicato da loro, perché immagino che lo sia anche tu, però insomma è proprio una casa editrice bella, di persone che fanno cose belle, molto curate, e quindi questa è già una garanzia. E quando ho iniziato a leggerlo ho pensato, oddio, a cosa mi sto avvicinando? E poi sono andata avanti, e in effetti, a parte cogliere quella cosa che dicevamo prima, che fa anche Lucio Dalla, ovvero questo sapore dei personaggi, questi personaggi che hanno anche dei nomi che corrispondono un po' alla visione che ne ha il protagonista, è stato molto affascinante. Cioè sono andata avanti, e questo modo anche di scrivere mi ha, come dire, non dico mi ci sono abituata, però mi sono entrata nella musicalità. E quindi a un certo punto mi veniva naturale, cioè quello che magari lì per lì all'inizio ho detto sarà difficile, è diventato una specie di accompagnamento alla lettura, e quindi la storia poi veniva fuori in mezzo alle parole. E devo dire, sono molto sorpresa da tutto questo, e ti voglio chiedere come ci sei arrivato a questo Lama dell'Alabama. Ok, no, intanto grazie per aver raccontato così. Ci sono arrivato, non ci sono arrivato, è venuto, è stato abbastanza naturale, nel senso che
ho cominciato a scrivere questo libro nel 2021, marzo del 2021, a seguito di insomma, di un evento doloroso, un lutto che stavo vivendo in quel momento lì e che poi no, quel lutto che è costantemente richiamato all'interno del testo con cui si apre anche il testo, quindi questo mantra che ricorre, che è il mentre Mentre Sabrina Sabina aspira. aspira. E quindi vivevo quella fase lì che chiaramente, essendo come dire un lutto molto intimo e molto vicino, evidentemente ti scoperchia un po' di cose nella testa, a parte il dolore, tutta una serie di riflessioni. E quindi è venuto questo testo anche per attraversare questo momento e per in qualche modo viverlo, raccontarlo, condividerlo, ma anche trasformarlo, trasfigurarlo e opporgli forse anche qualcosa di vitale, di gioioso, di giocoso, potente, impetuoso, vitale, così fosse questo, no? Cercare Certo. qualcosa di bello da opporre a questo momento È qui, anche anche per raccontarlo. un po' folle, diciamo, oltretutto, nel senso che comunque noi la storia che seguiamo un po' è quella di quest'uomo che si è inventato questo lavoro praticamente di trovatore di oggetti smarriti, una specie di agenzia, no? E che un giorno riceve un nuovo cliente, il messaggio di un nuovo cliente che gli chiede di cercare un orologio, che è un orologio assolutamente comune, per niente particolare a livello visivo, e quindi è molto complessa come, diciamo, come missione. E lui decide di affiancarsi a una per trovare qualcuno che lo aiuti, no? Che gli faccia un po' d'assistente e lo recupera in un modo, diciamo, particolare. Vabbè, lo possiamo anche dire che è Sì. un rider, che lui praticamente lui dà questo, fa degli ordini su delle app, e l'unico che arriva all'orario giusto, che lui aveva segnalato come l'orario di consegna perfetto, viene assunto per questa agenzia, diciamo, per questo lavoro. E da lì poi Sì, o succedono. viene costretto in Sì, qualche diciamo viene modo. assunto costretto, però poi lui a un certo punto, come me che mi sono abituata al ritmo, secondo me lui trova un suo comfort, no? In quella vita folle. Anche questo Sì. Winston Coleman, che non viene mai chiamato col suo nome vero, poveraccio. A un certo punto E smette gli viene anche di dirglielo. affibbiato Sì, questo nome improbabile. esatto, smette di farglielo notare perché poi accetta anche il nome. E praticamente quindi la storia è di questa ricerca che si muove dentro Roma, in particolare Giovanni sarà felice a San Giovanni, diciamo più o meno, non solo San Giovanni, ma quelle zone lì, c'è cioè il La Parco della Piolatina, Gaffarella, questo l'Appio famoso Latino, Appio Latina. esatto. Il posto più bello del mondo. Sì, questa è una grande Bene. diatriba tra me e No, Giovanni, tra te e perché tre è la verità. è la famosa diatriba tra Roma Nord e Roma Sud, No, ma no, questo è un no, no, problema, è proprio diciamo. il posto più bello del Va mondo. bene, sì. Questo è un problema che tu da non, che sei siciliano tu, giusto? Di origine? Io sono Sì, siciliano, esatto, quindi sì. è una cosa che non, fortunatamente non ti riguarda Vive la di bellezza questa totale. No, orrida lotta. però diciamo, a Roma ho molto vissuto la Roma Ok, Sud e la Roma Sud, soprattutto l'Appio infatti. Latino e Ecco, quindi poi sei della lì sua non puoi fazione, va bene. saltarlo. Va bene, va bene. E praticamente poi in questa ricerca il protagonista incontra tanti personaggi che vengono piano piano collegati da un filo che è un filo della storia che non diremo, ma è anche un filo nella testa, diciamo, del protagonista, che ha forse le cose molto più chiare di noi e ce le dice un po' alla volta, ce le snocciola, no? Un pochino alla volta, e noi seguiamo questo filo. Quindi tu dicevi, è un libro, mi fa strano che tu abbia detto che è venuto così, perché in effetti non è un libro semplice, o almeno sarà venuta magari l'idea, la storia, ma la forma non è affatto facile, non solo dal punto di vista linguistico, ma dal punto di vista non so come dire, del collegare i pezzi perché funzionino. Cosa hai fatto? Hai una parete post-it con tutti, quando devi inserire cosa, dove, come? Come hai fatto? Ma no, allora in realtà il filo di trama principale è molto semplice, no? Perché Sì, c'è sì. questa ricerca di questo orologio e i personaggi vengono boh,
uno dietro l'altro e poi cominciano a far parte di questa storia. Più o meno avevo un canovaccio a grandi linee su quella che sarebbe stata l'evoluzione pratica della storia, i momenti in cui sarebbero entrati i personaggi. Però sapevo che raccontando questa cosa non volevo solo raccontare, cioè, Certo. la storia del ritrovamento di un orologio, cioè il libro non è questo, quindi anche tutto quello che è la sottotrama era molto chiara nella mia testa, o comunque è diventata chiara a mano, nel senso che sapevo che parlando di questa ricerca dell'orologio stavo parlando anche di un altro tipo di ricerca. E a poco si è messo a fuoco tutto quanto. Devo dire che rispetto alla prima stesura ci sono stati parecchi cambiamenti, e, insomma, la prima stesura ha preso un anno e poi ci sono stati 2 anni di revisione del testo, anche per mettere meglio a fuoco tutte queste crepe, tutte queste fratture, tutti questi squarci che si aprono e che compongono la sottotrama, no? Questa sottotrama che rimanda ad altro rispetto alla ricerca di questo orologio, no? Cioè la ricerca Certo, dell'orologio è il filo è principale, poi pretestuoso, però sotto certo, si sta. sì. Come, scusami? Dico, è pretestuosa, no, rispetto a, almeno È per te, no, assolutamente nella... pretestuosa, Certo. sì. Infatti volevo proprio questo, cioè vivevo un momento di perdita, per raccontare la perdita mi serviva la ricerca, e quindi Certo. la ricerca è diventata, e poi la perdita, no? La puoi declinare in qualunque modo, perché è la perdita di una persona, la perdita di un oggetto, la perdita di senso, no? È anche molto basato sulla perdita e la ricerca di senso questo testo, no? Sì. Con tutti i giochi linguistici, nonsense, le assonanze, eccetera. È anche un po' la perdita di sé, nel senso che alla fine è anche un modo per riflettere, almeno io l'ho vista un po' così, su se stessi, rispetto anche ai personaggi che incontriamo nella nostra vita, le persone che incontriamo, a come le vediamo. E mi ha ricordato anche un po', ora dirò, non so se è una cosa che per te ha senso o meno, un po' Rodari. Perché ci sono i personaggi di Rodari, no? A parte per il discorso linguistico e giocoso, no? Un po' fiabesco. Ci sono questi personaggi di Rodari, che sono caratterizzati, no? Dai loro nomi, che rappresentano anche un po' un pezzo di loro, no? Come sono fatti, il lavoro che fanno, e fanno tutti parte di una storia. E tu alla fine capisci dove vuole arrivare, no, Rodari, che cosa ti vuole insegnare, su cosa ti vuole far riflettere, ma attraverso molte volte dei nonsense o qualcosa che non ha assolutamente, diciamo, attinenza lì per lì con la realtà o con l'argomento stesso. E in effetti adesso proprio mi è venuto questo riferimento, perché in Sì, effetti... perché c'è no? Una delicatezza quasi Sì. infantile, cioè che sembra infantile, che poi no, ha una grande consapevolezza, una grande maturità. E no, bello, mi piace tanto perché Rodari ho molto pensato mentre scrivevo, ma poi è uno dei pochi che poi non viene direttamente citato o omaggiato all'interno del testo, perché all'interno del romanzo poi ci sono tanti piccoli omaggi o citazioni nascoste di tutto un panorama letterario. E Rodari effettivamente non l'ho inserito, però era lì. Ecco. E poi abbiamo parlato della città, perché in effetti Roma è molto presente, ed è presente sia dal punto di vista geografico, a volte sembra quasi di essere con un cursore su Google Maps, no? Di seguire gli Sì. spostamenti del protagonista, e ci sono dei piccoli punti fermi, il capanno dentro il Parco della Caffarella, il ristorante a Via Etruria, la casa della baronessa, cioè sembra quasi tipo un gioco, come si Caccia al chiama, un gioco tesoro. dell'oca, no? I tabelloni dove ci sono tutti i punti fermi, che tu sai che ogni volta che vai lì trovi una certa cosa. E il protagonista ragiona un po' così, cioè sa che ogni volta che torna in certi luoghi è come se avesse degli appigli anche emotivi, sa che lì c'è quello, sa che lì può trovare quello, sa che da lì può ripartire, come nella ricerca o in qualsiasi altra sua azione. Ed è una Roma, anche proprio a livello
atmosferico, molto forte, molto presente con il suo, con il caos, ma anche queste zone appunto di serenità, di verde, che hanno appunto ognuna come se avesse un'anima. Tu hai detto, hai vissuto a Roma per tanti anni, come mai hai scelto di ambientarlo a Roma? Ma magari perché non in Sicilia? Nel senso, no, perché magari. Perché è il posto più bello Perché, del vabbè, mondo. ho capito, è il posto più bello del mondo, sì, però immagino che lui abbia anche altre motivazioni. No, stavo qui. Volevo il posto che stavo vivendo, volevo il posto in cui erano maturate determinate cose, anche nel mio modo di scrivere, nel mio modo di pensare, nelle cose che avevo attorno. E poi volevo posti che conoscevo perfettamente che stavo vivendo, perché volevo essere precisissimo, volevo essere super preciso per rendere anche per contrasto molto più forte il viaggio fantastico, no? La trasformazione fantastica. Poi anche il fatto che nonostante si parli così precisamente di posti anche indicati con via, strada e numero civico, in realtà ci sia quasi una universalità di quello di cui stiamo parlando, che non è soltanto in quel numero civico, ma che è un po' dappertutto. Cioè, il tipo di messaggio, il tipo di sensazione o il tipo di argomento di cui sto parlando è qualcosa che riguarda tutti quanti, che siano a Roma, a Milano, a Palermo, nei piccoli borghi, così come a un certo punto ti descrivo all'inizio la Caffarella, no? Il parco della Caffarella, lo descrivo precisamente, si trova qua, è questo parco, ma poi ti dico il parco della Caffarella lo trovi dappertutto, lo trovi in qualunque borgo, lo trovi in qualunque strada, lo trovi nel secondo cassetto del tuo comodino, perché rappresenta altro, cioè per me. In questo senso sta rappresentando questo, ma il pacco della Caffarella ce l'hai anche tu a casa tua, nella città in cui vivi tu, eccetera, eccetera. Certo, per questo infatti ho parlato di luoghi emotivi, cioè che alla fine sono Sì. dei luoghi che lui riconosce come importanti, non solo perché fanno parte di questo suo, di questi suoi spostamenti o della sua vita, ma anche perché rappresentano qualcosa. A volte sono collegati ad un personaggio specifico, a volte sono semplicemente dei luoghi di qualche ricordo, di qualche specifico avvenimento del passato e che possono appunto essere in realtà poi. Ci si può sovrapporre, diciamo, i luoghi di ciascuno di noi, ecco, questo sicuramente sì. Senti, qual è stato il personaggio, mi viene da dire più complicato, però forse, non lo so, quello più sorprendente tra quelli che sono venuti, a trovarti e che hanno trovato posto in questa storia? Ah, ce l'ho, questo ce l'ho. Guarda, mi fa parlare di una cosa bella. È Ulisse Pulviscolo, sicuramente. Sicuramente, perché è bizzarro, perché questo personaggio all'inizio nella mia testa si chiamava Gianni Pulviscolo. A un certo punto sapevo, no, stando a quel canovaccio di qui sopra, che doveva affrontare il capitolo in cui doveva entrare in scena questo Gianni Pulviscolo, e non avevo niente, non avevo nessuna idea, non sapevo come affrontarlo, non sapevo come prenderlo. E poi a un certo punto, siccome l'avevo molto chiaro nella descrizione fisica, se sapevo come era fatto il volto, a un certo punto ho detto: tu non ti chiami Gianni, tu ti chiami Ulisse. Ti chiami Ulisse Pulviscolo, e lì si è completamente trasformato tutto quanto. È diventato poi marinaio, ha Marinaio. tirato fuori, ovviamente, si è portato dietro tutta la sua storia con tutti i suoi riferimenti letterari. Da lì è stato trasformato e ha trovato il cuore suo e mi ha sorpreso. E lì dentro io trovo per me alcuni passaggi che emotivamente mi toccano molto e che mi piacciono, ecco. Vedi, aveva ragione Ilaria quando diceva, Ilaria Gaspari prima, che a volte i personaggi prendono delle strade che gli stessi scrittori e scrittrici non avevano preventivato e hanno un po' vita propria, no? Fanno anche delle cose un po' per conto loro e tu non puoi fare altro che Sì, seguirli. a un certo punto ti accorgi che come lo stai affrontando non va, e allora prendi un'altra strada e lì vedi che si apre un
filo giusto, che ci sei, hai trovato qualcosa che ti permette di parlarne come vuoi tu. Ecco, per questo ti dico anche prima che è venuto, perché a volte vengono da sé alcune cose Certo. mentre cerchi, ecco. Certo. Senti, un'ultima domanda. Prima hai parlato di riferimenti sparsi, nascosti ad altri autori, autrici, insomma, a cose, diciamo, letterarie esterne, no, al tuo libro. Quali sono i tuoi riferimenti, non solo per questo libro, ma in generale da lettore, da scrittore? Ma qui dentro ne ho messi veramente tanti, tanti, tanti e disparati. Mi piace molto trovare nella letteratura il fantastico, il ludico, ecco, quindi tutto questo filone, per cui lì ho tirato fuori, no, tutto il gruppo dell'Oulipo, quindi Perec, Queneau, ci sono citazioni di Calvino, ma qualcuno poi l'ha accostato a Vian, a Rabelais. No, mi piacciono molto quelli che riescono a trovare una voce propria, riescono a trovare una rottura con qualcosa. E quindi in questo senso ho cercato di fare il mio, ecco, di far Certo, venire la mia eh voce. certo. Beh, direi che ci sei riuscito, nel senso che se devo pensare a Grazie. qualcosa che non ho, qualcosa di diverso, qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python, Sì. effettivamente è qualcosa di completamente diverso e sono contenta. Beh, io sono stata sorpresa da te, quindi vediamo, insomma, Bene, bene, se... è quello che vogliamo Benissimo. con le editrici Francesca Chiappa e Silvia Sorana, che insomma si sono unite in questo viaggio e insomma lo stiamo portando avanti così, con gioia. Bene, sono contenta. Grazie mille, Niccolò Cavallaro, Il Lama dell'Alabama, Grazie. pubblicato da Acca Edizioni. La seconda scelta, tu dicevi, è anche un po' collegata a Lucio Dalla, e in effetti credo che anche nei suoi riferimenti personali come musicista Giovanni Truppi non sia proprio lontano, no, da quel mondo là. No. E, il brano si intitola Scomparire. Scomparire. Come mai proprio questo brano? Ma sì, perché un po' un discorso simile a quello di Lucio Dalla, con più il fatto che Giovanni Truppi l'ho conosciuto mentre scrivevo questo libro, cioè pochi mesi dopo aver iniziato, e poi l'ho approfondito, ho visto tante volte dal vivo e ho trovato come dire, una delicatezza, uno sguardo che penso sia abbastanza affine al tipo di delicatezza che cerco io in questo romanzo, e c'è un modo anche qui di essere molto poetici con semplicità nel modo in cui si parla, si scrive, si guarda la vita, le persone, no, le persone di cristallo, delicate, Ok, molto delicate, delicate. certo. Grazie mille. Che dicevi, Ho un Giovanni? dubbio a Grazie a questo voi. punto, chiedo a te, preferisci la versione da disco o quella da solo piano? Sempre di Truppi. Disco, Perfetto. da disco. Perfetto. Grazie mille, Nicolò. A presto. Grazie a Ciao. voi, a Ciao. presto, ciao. Ciao.